Ciao a tutti ragazzi, sto facendo i miei 88 giorni in farm. Diciamo che in questo momento io non sono in farm in senso stretto, quindi non sto facendo picking, quindi non raccolgo né frutta né verdura e non sono nemmeno a contatto con gli animali come in teoria dovrei fare. Sono allo stallo dei farmer, che è di loro proprietà, e mi sto principalmente occupando del giardino. Quindi taglio l'erba, sistemo le aiuole, raccolgo le foglie che cadono dagli alberi, faccio anche un po' di potature, un po' così alla buona, in modo tale da non avere rami, che intralciano. Anche di un altro giardino che è di un ufficio che è vicino allo stallo e oltre a questo principalmente faccio anche un po' di pulizie sia nell'ufficio che è vicino allo stallo sia in ostello per quanto riguarda le camere e le aree comuni, principalmente la cucina e i bagni. Poi magari si passa un po' l'aspirapolvere dappertutto, ma insomma non è un grosso lavoro. Lo faccio principalmente quando piove, anche se non piove molto spesso qui, o quando fa proprio troppo caldo e quindi non riesco a stare fuori io, visto che non sono particolarmente abituata al caldo. In più, qualche settimana fa mi è capitato anche di lavorare, dal benzinaio che ha una cucina appunto vicino e quindi prepara principalmente cose fritte, non molto sane, e appunto ho dato la mano anche lì, quindi posso dire di avere esperienza nell'hospitality in questo momento. E adesso però questa settimana qui io non sono all'ostello, ma mi sono spostata con il boss in una delle loro case che stanno ristrutturando. E appunto sto dando una mano al boss, in questo momento non c'è nessuno in modo tale che possa registrare, visto che non è il caso che mi faccia beccare a registrare, visto che in teoria io dovrei lavorare. Cosa sto facendo? Gli sto dando una mano appunto a ristrutturare questa casa, che in questo momento è un cantiere. In teoria io avrei dovuto venire qui a pulire, però non ho pulito, anzi ho sporcato. Per capirci, questo è il casino che c'è al momento in casa. Ovviamente non c'è nulla a parte qualche mobile che è stato montato, ma l'unica cosa che di buono c'è è questa, ovvero l'aria condizionata, che altrimenti io sarei penso già morta. E ho appena finito di stuccare tutti i buchi alle pareti che poi verranno dipinte, adesso mi dovrò dare una mossa con i pezzi del soffitto, che anche quelli vanno levigati, in modo tale che poi possano essere dipinti. C'è anche un altro ragazzo che è un idraulico, lui si è occupato appunto di allacciare tutta l'acqua, far funzionare i lavandini e anche il bagno in modo tale da avere tutto funzionante, avere almeno acqua in casa. E diciamo che io mi sto divertendo anche in questa settimana in cui non faccio cose propriamente nel mio campo, perché comunque è una cosa nuova, mi sento un po' come un bambino con il giocattolo nuovo, diciamo così. Sto imparando cose nuove, questa cosa mi piace e mi stimola anche molto perché è quello che volevo da questa esperienza in Australia e soprattutto da questa esperienza in farm, quindi mi piace imparare, mi piace mettermi in gioco, cerco sempre di dare il 100% e devo dire che per il momento sono soddisfatta di quello che sto facendo e penso che anche i farmer siano soddisfatti di me. E detto questo, io vi lascio.
vi ricordo di iscrivervi a questo canale se volete continuare a seguire la mia esperienza qui in farm. Mettete un like al video per sostenermi, per far vedere che ci siete e che continuerete a seguirmi. Se volete potete condividere il video in modo tale da farmi conoscere anche i vostri amici e le vostre amiche. E se avete qualche domanda, qualche curiosità da chiedermi, potete lasciarla tranquillamente in un commento, magari vi rispondo o con un commento oppure magari le raccolgo e ci faccio un video in modo tale da rispondere un po' a tutti. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!